giovedì 11 marzo, bella giornata, c'è la gente, ci sono le misure di sicurezza, il distanziamento, tutto quanto. E il pronunciamento di una zona rossa? Ma ovviamente sì, come già auspicato dal governo, che questa zona rossa, specialmente nei weekend, verrà attuata a breve. Mi auguro solo che il governo nuovo Draghi, che si è tanto lamentato di Conte, lasci il tempo per organizzare tutte le attività, quindi non fare zona rossa già da sabato questo, ma lasciare il tempo che le attività e anche i ristoranti, i bar e tutto quanto si organizzi per la chiusura. Anche noi dobbiamo prepararci, insomma. Beh, mi sembra che sia stato così, fino adesso è stato così. Anche l'ultima volta che hanno fatto la decisione, non si è partiti dal suo weekend. Ma siccome si auspicava già per le misure rispettive già per domani, mi auspico ci lasciano il tempo per prepararci un attimo. Ecco. Bene, grazie. Andrea, ciao, buongiorno Chioggia, tutto. Niente, adesso vediamo su queste ore o sui prossimi giorni come sarà il indice di RT, se aumenta o no, se si ferma. Speriamo il bene di non rientrare nel momento del weekend delle zone rosse. Speriamo il bene, una mano sul cuore a tutti, di avere un po' di riguardo, un po' di attenzione e di cercare che si abbassa indice del contagio, tutto questo. Grazie, ciao ragazzi, buona giornata. Allora, come sta andando? È un periodo tranquillo, la zona arancione si fa sentire per noi commercianti, però affrontiamo la cosa piano piano. Pensiamo un po' ai ristoratori e baristi che la vivono peggio di noi. Hai paura della zona rossa? La zona rossa secondo me arriverà, perché purtroppo i contagi continuano ad aumentare come la primavera dell'anno scorso, e per controllare la situazione ci vuole la zona rossa, sabato e domenica senza ombra di dubbio. Allora, qua abbiamo il signor Giuseppe, il ambulante più anziano del mercato? Sì o no? Penso di sì. Allora, complimenti intanto. Allora, mi diceva che sta per fare il vaccino. Sì, sì. È contento di farlo? Beh, lo vedo l'ora di farlo. Non ha paura di fare il vaccino? Bravo. Cosa dice la zona rossa? Si mettono in zona rossa? Beh, bisogna stare molto attenti. Infatti. Rispetto, rispettarci e correre. Beh, insomma, mi sembra che le misure di sicurezza ci sono, siamo distanti, mi sembra che va tutto bene, no? Abbastanza. Ok, perfetto, a posto. Zona rossa è una cosa che è un lusso che non possiamo permetterci, perché chi paga le tasse, cioè chi fa entrate allo Stato per pagare infermieri, i pensionati e tutta la struttura dell'apparato pubblico, no? Però la gente si sta ammalando. Sì, questo è vero, però se meglio male, cioè se si ammala di malattia e se si ammala di economia, quindi bisogna che le cose vadano a pari passo. Pari passo, equilibrare, controllare dove che c'è assembramenti di soprattutto giovani, e là bisogna martiali, perché sennò Yuri porta a casa il virus al papà, al nonno, eccetera, eccetera. Parte tutto da, secondo me, parte tutto da questi assembramenti che c'è un po' incontrollati. Tutti quanti senza mascherina, e beve il spritz su un'ora con un bicchiere, stai un'ora, poi fuma la sigaretta, mica mai la mascherina per 2 ore. Perfetto, sì, grazie. Questa è a me, come si può dire? Opinione. È la mia opinione. Ecco, grazie. Grazie mille. Ciao, sono Daniele e qui stiamo vivendo nell'incertezza totale. Non sappiamo cosa faremo domani, stiamo aspettando notizie da questo nuovo governo, però non è neanche questo il modo né di vivere né di lavorare, perché stiamo vivendo una situazione troppo pressante, sia su chi deve lavorare, sia sugli anziani che stanno in casa, i bambini
che devono andare a scuola e devono avere una vita tra virgolette normale, però una situazione troppo preoccupante. Qui nel contesto di Chioggia adesso forse il prossimo giovedì non ci sarà il mercato, si parla di una ZTL che bloccherà la città in quanto non ci sono ancora i parcheggi scambiatori e quant'altro, per cui speriamo solo che, di andare avanti con tutte le nostre forze. Allora, a parte complimenti per il tuo banco che è sempre coloratissimo, azzurro, da pieno anche di belle signore, tra l'altro. Sai, noi singoli, nocchioso. Vuole la sua parte. No, certo. Hai paura anche tu della zona rossa? Ah, certamente, la zona rossa fa paura, per noi piccoli commercianti ancora di più, perché vuol dire un po' la morte del commercio a livello del mercato. E quindi speriamo di evitarla e di continuare così, anche se anche in zona rossa, in zona arancione non è il massimo, però si spera di continuare e di arrivare alla zona gialla e perché no anche bianca, speriamo. Speriamo lì presto con quella bianca. Speriamo. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Gente ce n'è tanta e assembramenti anche, ci stiamo dietro, però le donne non ci ascoltano per niente e speriamo bene, ti ringrazio l'amministrazione tutti quanti. No, non ho paura della zona rossa perché prendo sempre le mie precauzioni, rimango a casa e cammino da sola, non vado in mezzo a tantissima gente, di conseguenza non ho paura. Volevo, oggi non vi presento nessun mio prodotto, vi voglio solo augurare una buona giornata e una bellissima domenica, speriamo che sia, non sia tanto rossa ma sia mare arancione o gialla, così ci possiamo anche muovere. Un augurio a tutta la popolazione di Chioggia, ciao. Saluto a tutto il mercato di Chioggia, la cittadinanza di Chioggia, ciao. Chioggia, ciao. 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 Ciao.